O glorioso Arcangelo Michele, dall'alto del tuo santuario scendi, come ci ricorda il libro dell'Apocalisse, in mezzo all'umanità che sta combattendo una guerra non dichiarata contro l'epidemia del coronavirus. Rivesti e difendi ogni categoria di persone diversamente colpite ed impegnate in questa lotta con gli strumenti efficaci della tua armatura celeste. Rivesti con l'elmo del conforto e della misericordia le persone colpite dal virus e quelle che per questo flagello hanno lasciato questo mondo, feriti e caduti di una guerra giunta improvvisa e senza mai essere stata dichiarata. Rivesti con l'elmo le famiglie dei defunti e dei malati, segnate negli affetti più cari e in apprensione. Sono vittime inermi di un nemico giunto come un ladro a sconvolgere gli affetti e le relazioni. Rivesti con l'elmo chi è costretto all'esperienza della quarantena, esperienza quasi di carcere imposto, di arresti domiciliari, non per colpa commessa, ma toccato da un avvenimento incomprensibile, magari per dovere professionale o gesto di carità. Rivesti con la corazza della sicurezza, della professionalità e della difesa i medici di famiglia e gli operatori del primo soccorso. In trincea, con poche sicurezze, a volte senza mezzi, a combattere un nemico invisibile. Rivesti con la corazza i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e lavoratori dei presidi ospedalieri, che sono diventati campi di battaglia, ormai senza orari, turni, e con forze che sembrano diminuire mentre aumenta il suono delle sirene dell'allarme. Rivesti con la corazza i dimenticati, anziani e persone che vivono sole, mendicanti e homeless, tutte categorie rimaste come escluse dai circoli relazionali, che già erano in difetto e labili nei loro conforti. Rivesti con la corazza gli ultimi, che non appaiono più nell'informazione giornalistica e televisiva, gli emigranti, i rifugiati, chi rischia la vita attraversando sui barconi il nostro mare. Tutti questi esistono ancora, come prima, e continuano il loro calvario. Rivesti con la spada della giustizia e della decisionalità i responsabili della vita civile, i governanti ed amministratori, chiamati ad essere leaders in tempi calamitosi, obbligati ad assumere decisioni che appaiono amare e impopolari. Rivesti con i calzari della fiducia e della creatività, i lavoratori e gli imprenditori di tutte le categorie, in particolare quelle del terziario, che temono per la resistenza delle loro imprese e settori, che portavano avanti con impegno, creatività e responsabilità. L'insicurezza del momento sembra tutto improvvisamente compromettere. Sorgi ora, grande principe Michele, vigila sui figli del tuo popolo in questo tempo di prova che nessuno di noi ricorda così angoscioso, e salva il tuo popolo scritto nel libro della vita. O glorioso Arcangelo Michele,
combatti con i tuoi angeli contro il drago del coronavirus. Dai conforto a tutti noi che ti invochiamo e confidiamo nella forza vittoriosa della tua presenza. Amen.